Io credo che l'innovazione per trasformare la pubblica amministrazione è lo strumento, quindi non è uno strumento, ma è lo strumento, nel senso che poi gli obiettivi sono una maggior democrazia, sono un'amministrazione pubblica più semplice, più trasparente, quindi sono un paese più a misura di chi è meritevole, più a misura di chi ha un bisogno e quindi soddisfa quel bisogno attraverso l'esercizio di un diritto. Rispetto ai nostri cugini europei, l'Italia come sta messa? Bene? Peggio? Allora, noi abbiamo degli indici che a me non soddisfano, degli indici compositi, perché in realtà con progetti come Open Expo, soldi pubblici, Open Cantieri, noi negli indicatori internazionali sulla trasparenza siamo migliorati, ma ancora gli indici composti non mi soddisfano perché dobbiamo migliorare nell'offerta di servizi digitali e su questo confido nell'implementazione dell'identità digitale, cioè confido nel fatto che ci saranno sempre più servizi ai quali si potrà usufruire con l'identità digitale e quindi migliorerà, diciamo, concretamente l'offerta dei servizi digitali percepita dai cittadini. E poi c'era un lato accesso universale di internet che ancora non ci metteva in posizione lusinghiera, ma con la partenza dei bandi per la banda ultralarga c'è la consapevolezza, la prova che, come dire, il paese si sta muovendo e si sta muovendo rapidamente. Quindi confido che quegli indici migliorino e lo dico su fatti concreti e non soltanto come auspicio. Un'ultima domanda che è un po' anche una provocazione. L'anno prossimo SPID come lo immagina? Uno scenario? Beh, l'anno prossimo SPID lo immagino più semplice da avere, perché con un gruppo Facebook che stiamo animando ci stiamo facendo dire dai cittadini che già lo hanno quali sono le maggiori complicazioni, e quindi c'è un lavoro importante che stiamo facendo con chi già dà l'identità, che daremo in eredità ai futuri che daranno le identità, e quindi sarà un processo sempre più facile. Quindi immagino che sarà più facile avere l'identità digitale, allo stesso tempo immagino che con l'identità digitale si potranno fare molte più cose di quelle che si fanno oggi, e fra 2 anni molte più cose in più, e immagino che sempre di più l'identità digitale diventi uno strumento proprio di vita quotidiana di ognuno.